The Voice e della Massimo d'Aventura. Lo ripeto, io Massimo d'Aventura lo stimo moltissimo e poi fa audience e chiaramente piace le pubblicità. Il programma deve risolvere un problema molto semplice. E non ci sono studi a disposizione, per cui non si fa solo se troviamo gli studi a disposizione. Punto. Va, molto semplice. Lo dico questa cosa perché non si... È chiaro che voi sapete benissimo che appaltando tutto il programma a dei costi molto alti, non un milione, lo dico subito, non un milione, però chiaramente ha un costo che il costo medio, senza i costi interni dei programmi di Rai 2, lo dico subito, sono 400.000 euro. Quindi fuori costi interni, naturalmente. Quindi non mi posso permettere il lusso di andare molto, cioè andare superiore a questi costi. Cioè, chiaro di più perché The Voice, il programma è molto semplice. Qui è avvenuta una cosa fondamentale, ve lo dico perché il fatto che alcuni programmi sono diventati di proprietà delle TV a pagamento, che hanno mezzi incredibili e che hanno, devo dire, fatto dei prodotti, parlo di Andrés, qui mio amico, che hanno fatto dei prodotti di altissimo livello. Ragazzi, questo ha cambiato completamente lo scenario. Ormai c'è una differenza tra il talent, soprattutto, è stato declinato con un'estetica di altissimo livello, a differenza della reality. Ed è questa una concezione proprio, è una... bisogna studiare un po' la televisione invece di scrivere puttanate. Perché poi il problema, si scrivono molte puttanate. Perché non c'è un'attenzione, cioè, e chiaramente ha cambiato totalmente l'estetica. Oggi, quando vedi un talent, se non è fatto secondo quella estetica, quella scrittura che è venuta in questi anni, rischia di passare come un povero reality. Questo qua è un problema molto grosso. Ecco perché per me è fondamentale questo problema. È un problema teorico, è un problema importantissimo, cioè è avvenuta una cosa drammatica nella nostra televisione, che la TV a pagamento si è impossessata di contenuti della TV generalista. E naturalmente non solo se ne è impossessata, ma gli ha riscritti questi contenuti. Io qui sto parlando, devo dire, ma con tono molto... ma affettuoso, perché io per capire quando vedo una cosa fatta bene la esalto, la sottolineo. È chiaro che sì, il lavoro che ha fatto Sky su X Factor è stato eccezionale, devo dire che lo confesso, per cui non è inutile, la RAI deve in qualche modo vedere come si può fare. È chiaro che ci sarà un altro tipo di scrittura, ma chiaramente su questi temi bisogna affrontarli. Naturalmente la cosa importante che voglio dire e che non parlo dell'autunno, perché con l'autunno c'è un accordo appunto con il mio Don Chisciotte, e quindi e naturalmente la di Fabrizio Salini, su cui stiamo lavorando, e chiaramente ho un sacco di progetti, le garantisco che vi farò divertire, però in questo momento mi sembra prematuro. Perché ho detto questa cosa? Perché oggi il procedimento è tutto collegato, è un contenuto premium. Questo qua è drammatico. Questo è il problema teorico fondamentale. È un problema molto importante ed è chiaramente a differenza, e qui appunto è chiaro che c'è per completare questa cosa, o contro il problema oppure diventa fiction. Pensa naturalmente a tutti quel filone di reality che si ibrida con game, altro genere fondamentale di ibridazione tra reality game, che ha creato anche dei prodotti in qualche modo docu-fiction. Ecco, quindi capite benissimo che è l'altro tema fondamentale, e su questo altro genere occorre lavorare il servizio, deve lavorare il servizio pubblico.